L'Europa cambi oppure sarà una lenta agonia? Mario Draghi ha lanciato l'ultimatum alla presentazione del suo report sulla competitività dell'Unione Europea, parlando di una sfida esistenziale per il nostro continente. Detto in parole molto semplici, se l'Europa non riesce a diventare più produttiva, sarà costretta a scegliere e a ridimensionare alcune, se non tutte, le proprie ambizioni. Nel maxi report da 400 pagine, l'ex premier ha aperto la strada all'emissione di nuovo debito comune sul modello del Recovery Fund, un piano che però ha già incontrato il gelo della cancelleria di Berlino, ma che trova grande favore invece tra gli industriali lombardi. Abbiamo letto il rapporto e devo dire che ci troviamo perfettamente allineati, soprattutto sul fatto che l'Europa ha bisogno di investire, ha bisogno di mantenere la sua capacità industriale che in questi anni ha perso a vantaggio della Cina. Questo noi l'abbiamo sempre portato avanti, la necessità di avere dei fondi, come abbiamo avuto per Next Generation EU, per poter fronteggiare la competizione di Cina e Stati Uniti. Ma queste ore sono dense anche per il governo italiano, alle prese con il disegno della futura manovra finanziaria. E per l'industria della nostra regione, i punti chiave su cui premere l'acceleratore sono decisamente chiari. Sicuramente il mantenimento del taglio del cuneo fiscale nell'aspetto contributivo, anzi noi di quello ci aspettiamo sempre che diventi che non diventi qualcosa che debba essere riproposto ogni manovra, ma diventi costante. E dopodiché anche la riduzione della pressione fiscale sulle aziende. Siamo consapevoli che non ci saranno grandi spazi di bilancio, però io mi auguro che per queste due misure uno spazio si riesca a trovare.